1 giugno 2012. Stiamo partendo per affrontare un'impresa che nessun italiano ha mai compiuto prima di noi. Il nostro primo iceberg, stupendo, ci lascia senza fiato. La baia di Disco si riempie sempre di iceberg che si staccano da uno dei più grandi ghiacciai della Groenlandia. Un olandese, nostra vicina di barca, ci dà preziose indicazioni su... Questa è l'Inland Sis che copre tutta la Groenlandia. Ci avviciniamo con prudenza al fronte del ghiacciaio nella speranza di assistere alla genesi di un iceberg. La quinta tappa, che ci porterà fino a Joeven, ci vedrà affrontare i maggiori rischi e a subire gli unici danni del viaggio. Poco prima di entrare nel Lancaster Sound, a nord, ci troviamo la strada sbarrata da un pack impenetrabile. E finalmente ci appare anche il re dell'Artico. Salendo in coffa, ci troviamo molto avvantaggiati rispetto al percorso nella baia di Baffin. Da questo punto in poi ci inoltreremo su una rotta che all'epoca della sua scoperta era un vero labirinto impenetrabile e che ci porterà fuori dell'arcipelago del Nunavut. Solo poche decine di miglia ed ecco apparire nella nebbia le isole Diomede, che segnano la divisione tra America e Asia. L'inizio del Mar di Bering e la fine del passaggio a nord-ovest.